vado dalla moglie e mi scappa. Ma mi trovo via un'altra. Però è bellissimo solo a vederlo, io no, rimango stupido. Ma Antonio, ma si sente? Oh, ecco. Si lanciano i cori come allo stadio, allora preparate. Oggi c'è quella partita. La partita dura, beh, lasciamo stare l'argomento, è delicato, parliamo. Allora, mi fa molto piacere essere qui con Cecilia Derri per portare il saluto del sindaco, dell'amministrazione comunale, per questo straordinario compleanno, questi 50 anni nella via, una via bella e prestigiosa, molto storica della città di Firenze. Noi diciamo sempre che i negozi, il commercio, l'artigianato che è radicato nelle strade rappresenta il primo presidio sociale e culturale per la nostra comunità. Quando chiudono queste realtà si impoverisce il tessuto non solo dal punto di vista economico e commerciale, ma proprio dal punto di vista della qualità delle relazioni umane, che sono quella ricchezza di un quartiere. Ovviamente succede perché il mondo è complesso, globalizzato, ma tanto veloce, e quindi quando ci sono realtà che invece sanno resistere bene a questo cambiamento dei tempi, per noi è davvero un motivo di grandissima soddisfazione e di grandissimo orgoglio, e quindi siamo venuti tanto volentieri a farvi gli auguri di questo compleanno, convinti che continuerete a rappresentare per questo quartiere, per questa zona, un punto insostituibile e di ricchezza non solo oggettistica, che insomma vedo è straordinaria, ma anche veramente, veramente umana. E questo ci faremo insomma a dirvi, non so, anche tu Cecilia vuoi fare un saluto, eh? E poi abbiamo anche un piccolo pensierino, insomma, ecco. No, non portava. Lo tiro fuori? No, basta, fare no, è già funzionato. Funziona di già? Ah, ok, bene, buongiorno a tutti. Siamo qua in due oggi perché davvero come amministrazione comunale ci teniamo a festeggiare dei compleanni così particolari, ma qui anche una bellissima storia d'amore mi viene da dire, tra la famiglia Tucci e questa bottega, una bottega storica di questa via, e davvero penso che vada però oltre il quartiere la storia della mesticheria Tucci, perché chi è che non conosce la mesticheria Tucci? Tutti noi ormai, anche perché è un genere che ahimè negli ultimi anni un po' è venuto meno, ecco, quando cerchiamo qualcosa si dice vado dai Tucci, che tanto si sa che lì lo troviamo. Infatti anche questa bellissima spilletta e la borsa che è stata realizzata ben esemplifica appunto tutto quello che in questa bottega magica si può trovare. Quindi grazie per il tuo lavoro, grazie per la vostra passione, anche alla moglie che so che è andata in pensione. Ma... Ecco. E noi speriamo che ci stia più a lungo possibile. Grazie auguri. Grazie. Allora, qui abbiamo piccolissime forme di riconoscimento, insomma, vieni Cecilia. Allora, una pergamena dell'amministrazione comunale di Firenze, la città di Firenze, a Mesticheria Tucci, 1970-2020, 50° anniversario. Dall'inizio dell'attività, condotta con cura e attenzione, a testimonianza di grande dedizione al proprio lavoro e di amore verso la città, il sindaco di Firenze. Grazie. Va bene? Grazie a te. Non so se volete fare... Certo. E un'altra piccola cosa, no, in sicurezza. Sì, va bene, no, la confusione di oggetti, sa mai. Allora questa sfilla d'argento che riproduce il Giglio di Firenze. Mario! Quindi dai vari oggetti anche. Grazie.
metteremo insieme lo lascio, grazie, non più parole, guarda. Nel quadro lo metteremo. Facciamo una foto da insieme.